Sole, pioggia, tanti sorpassi e qualche caduta spettacolare. Un mix che ha reso unica la gara d'apertura del trofeo Supermoto Motorsagno Pirelli, che da quest'anno è denominato anche del Sud Italia. Ai nastri di partenza al cartodromo foggiano di Santa Cecilia, ben 41 iscritti in una domenica che ha offerto tantissime emozioni. Assaggiare per primi l'asfalto viscido e lo sterrato fangoso i piloti dei quad. Le quattro ruote hanno visto in gara 1 la sfida a distanza tra i fratelli Iannaccone, con Marcello in sella al suo Suzuki che batteva Carmine su Gas Gas. Alla partenza di gara 2 a prendere il largo erano di nuovo Iannaccone, con Carmine intenzionato a dar battaglia. Le condizioni precarie ed aderenza si fanno sentire, a farne le spese proprio Carmine Iannaccone. Caduta spettacolare con tanta paura, ma nessuna conseguenza per il pilota numero 33, da poco ritornato proprio da un infortunio. Pensavo che non si riuscisse proprio a correre con queste gomme, perché abbiamo fatto quest'anno nel regolamento, è stata inserita la regola delle gomme con mescola dura per tutti, per far avvicinare tutti e per evitare un grosso divario tra i quad. Ci siamo divertiti e mi dispiace per mio fratello che ha preso una brutta botta all'ultimo, che già aveva una botta. Comunque è stato bello il tracciato di Foggia, pure la prima volta è bello anche il tracciato. Nella S4 a trionfare la Honda 82 di Maurizio Bustone, che in gara 1 si aggiudica la vittoria in volata sulla gemella del team Motorsagno guidata da Cristian Iarriccio. Il secondo start sotto qualche goccia di pioggia vede Bustone controllare a distanza Emanuele Carlucci su Gas Gas, che prende il largo e taglia il traguardo con 7 secondi di vantaggio sul vincitore di gara 1. Ma è Bustone alla fine a chiudere la giornata di gara con il punteggio più alto. È stato molto divertente e ho vinto per un mio amico che ormai non c'è più, però ho dedicato questa vittoria a lui. Nella S3 a vincere il foggiano Alessandro Manese, mentre in S5 si aggiudica la vittoria Antonio Guida. Molto difficile, soprattutto in gara 2, dove un'acquazione ha completamente alluvionato, insomma, la pista, quindi abbiamo veramente faticato per stare in piedi. Comunque diversi caduti, fortunatamente pochi feriti, quindi insomma alla fine si è conclusa bene anche quest'altra giornata abbastanza faticosa. Il fettucciato è stato particolarmente difficile a causa del bagnato? Sì, è stato molto difficile, era una gara troppo, era difficile, avevo anche un po' di paura, perché la prima volta portavo un 4,50. Tanto cuore e spettacolo in S6 con il duello tra i baby Claudio Rauseo e Vittorio Cornino. Una vittoria a testa, ma a fine giornata in cima alla classifica finisce Rauseo, che in virtù del successo in gara 2 è collocato in prima piazza. Abbiamo con noi anche il secondo classificato, con il quale tu ti sei complimentato più volte. Questa è sportività e segno che fra di voi c'è una sana competizione. Sì, no, alla base di tutto c'è venuto l'amicizia da noi, anche perché c'è anche Pizzale che è un bravissimo pilota. Per questo siamo abbastanza amici, anche in pista, anche se non sembra, però ci scambiamo abbastanza le posizioni, quindi è un carissimo amico. In S7 vittoria facile di Alfonso Viscusi, che stacca di due giri in ambo le gare Kevin Audi. La pista era un po' bagnata, dopo le prime gare si è iniziata ad asciugare. In S1 la prima manche vede la vittoria del foggiano Giuseppe Di Iorio a secco in gara 2, fuori per problemi tecnici. Anche il campano Pietro Caffiero, che tuttavia riesce ad ottenere un buon quarto posto in gara 2. A guidare la classifica però c'è Massimo Gugliotti, trionfatore della seconda manche. Sì, è estremamente dura per via delle condizioni atmosferiche che non ci hanno dato tregua tutta la giornata. Un po' si asciugava, un po' pioveva, quindi rendendo la pista molto, molto imprevedibile. È andata bene, ringrazio il team, il nuovo team Diani Moto, e sono contento. Le S2 mostrano di trovarsi a loro agio sull'asfalto del Santa Cecilia, anche se un violento acquazzone allaga la pista e nel fettucciato è un susseguirsi di cadute. Così la prima corsa è vinta in S2 da Giuseppe Cosenza, che stacca Vincenzo Gnierre in evidenti difficoltà nello sterrato. Ma è il beneventano a dare lezioni di guida in gara 2. La pista stavolta è asciutta, complice i passaggi delle altre categorie che puliscono l'asfalto. Una partenza migliore vede Gnierre prendere il largo, accumulare vantaggio, poi gestirlo nelle tornate finali di gara, quando si lascia recuperare circa 2 secondi da Giuseppe Cosenza. Sarà Gnierre, grazie alla vittoria in gara 2, ad ottenere la coppa di giornata. Beh, diciamo, questa giornata di corse ha visto far divertire un po' di gente. Purtroppo il circuito bagnato si ferma, ripiove, quindi ci mette un po' in difficoltà. Una cosa è certa, che internet nel bene e nel male ci mette in difficoltà, perché la gente ha saputo che non pioveva, che pioveva, e quindi tanti piloti non sono venuti e quindi non abbiamo fatto il pienone che noi ci aspettavamo. Era la prima gara del trofeo, ci tenevamo a fare il pienone. Proveremo il 20...
3.24 a Sarno, se succederà la stessa cosa. Purtroppo il tempo sono 6 mesi che è inclemente con il nostro sport, speriamo prima o poi si riprenda.